Buon pomeriggio Danis, campionato di terza categoria dal comunale di San Pietro di Milazzo, la squadra di casa, l'Olivarella vs l'Unime. Unime, questione di accenti. Tradotto Università di Messina, la squadra di Messina. Partiti! Al 14° minuto vede il portiere a Branca alla guanta, poi perde palla, c'è De Pasquale, non riesce a trovare la botta vincente e poi il pallone viene respinto definitivamente. Colpo di testa liberatorio e ancora una conclusione, poi il pallone viene deviato e poi la parata di La Spada. Al 35esimo l'occasione più ghiotta per l'Unime, Mazzaferro Domenico che lancia per Maiorana e Maiorana davanti alla Spada alza su per la mira, pallone che va alto. Al 37esimo questo fallo in aria su De Pasquale, l'arbitro fischia il calcio di rigore per l'Olivarella. Allora il rigore lo batte Piccolo che alza troppo la mira, ma il calcio di rigore è da ripetere perché troppi uomini erano entrati in aria. Calcio di rigore bis, lo batte sempre Piccolo e questa volta fa centro. 1-0, vantaggio quindi dell'Olivarella quando siamo al 40esimo minuto del primo tempo. E ancora tocco! E 2-0! Al raddoppio ad opera di Noto per il 2-0 dell'Olivarella. E ancora in aria si gioca pericolosamente per la squadra e poi la conclusione, attenzione, è alta. Come se la pensa chi tira, in porta direttamente, in porta, attenzione, il pallone viene uscito. Stava per entrare. Un bel lancio per Gassama in velocità, si porta il pallone, poi il colpo di testa però va fuori. Ancora Gassama. Gol! 3-0, parlavo del terzo gol, l'avevo chiamato. Arriva il terzo sigillo, dovrebbe essere Gassama, aver segnato il 3-0. Attenzione Gassama, gol poi! Prima Gassama e poi dall'altro lato penso che sia stato Noto a segnare il 4-0. E qua una conclusione dei ragazzi dell'Unime, il tiro però va fuori sull'esterno della rete. De Pasquale penso ora, in porta, parata sul primo palo. Ancora una conclusione dei ragazzi dell'Unime, il tiro però va fuori. Finisce qua e finisce qua la gara di oggi con un 4-0 tondo tondo a favore della squadra di casa. E un bye bye Danis, una risentirci alle prossime puntatissime.